Ciao, do il benvenuto a tutte e a tutti da parte mia, The Mindful Cloud e di Career Academy che sta ospitando questo evento, questa presentazione esperienziale. Siamo qui per parlare in primis di mindfulness, questo è un po' al centro della mia attività, ma anche di una sua applicazione molto specifica che è quella della tangoterapia o comunque del movimento consapevole. Grazie intanto per il vostro interesse e iniziamo subito ad andare a guardare un po' meglio che cos'è la mindfulness. Sono certa che molti di voi avranno avuto qualche piccola esperienza di pratica di mindfulness o ne avranno sentito parlare, ma spesso ci sono anche molte leggende metropolitane su ciò di cui si tratta, quindi cominciamo con il chiarire un po' il campo. E iniziamo con una vignetta abbastanza simpatica che rende molto bene l'idea. Qui vediamo un omino che ci rappresenta che sta passeggiando con il cane e vediamo come, mentre il cane sia pienamente nel presente, osservi la realtà che lo circonda, apprezzandola o meno, chiaramente, il nostro omino fa tutt'altro. La sua mente è tutto fuorché nel presente. Sta pianificando forse di comprare una macchina, è preoccupato per qualcosa, forse ripensa a qualcosa che è successo. Fatto sta che non si rende nemmeno conto dell'ambiente circostante. Questo fatto che, diciamo, in alcune situazioni della vita è utilissimo, la nostra capacità come esseri umani di programmare, di riconsiderare azioni passate, in realtà il più delle volte è, utilizzato in maniera eccessiva e non utile. Abbiamo milioni di pensieri al giorno che ci causano più distrazioni che altro e non siamo certo aiutati dal mondo odierno che ci stimola eccessivamente con tantissime notifiche continue da email, cellulari e così via. Quindi in qualche modo questo nostro cervello che giustamente si attiva in caso di minacce serie per la nostra incolumità, quando ad esempio stiamo attraversando la strada e qualcuno c'è una macchina che frena all'improvviso, noi riusciamo a reagire perché proprio perché delle parti del nostro cervello si attivano. Oggi però, il più delle volte, questo cervello primitivo si attiva anche in situazioni del tutto diverse, come ad esempio quando dobbiamo parlare con il capo, affrontare una situazione che ci preoccupa e questo ci impedisce di agire in maniera utile, efficace e finiamo per essere un po' travolti dal nostro vissuto emotivo e da quello che possiamo chiamare il nostro stress. Allora, cerchiamo di dare una definizione della mindfulness e vi propongo quella di Jon Kabat-Zinn, che è la persona che alla fine degli anni 70 ha portato la mindfulness nel mondo occidentale, a partire da pratiche orientali, soprattutto di meditazione, integrandola con altre pratiche più occidentali come le terapie di gruppo, l'autoriflessione e molto altro, ecco, che si trova nel suo protocollo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. La riduzione dello stress basato sulla consapevolezza e che è anche un protocollo che io condivido, in cui sono formata dalla scuola principale proprio di Jon Kabat-Zinn negli Stati Uniti, che si è sviluppato all'interno del Dipartimento di Medicina dell'Università del Massachusetts e quindi ha una natura veramente clinica scientifica, e questo è molto importante, quantomeno per me, perché mi piace che ciò che faccio abbia delle basi scientifiche comprovate e anche studiate oggi da diversi proprio studi accademici delle neuroscienze in particolare, che comprovano gli effetti della mindfulness sul cervello. Di questo parleremo tra pochissimo. Nel frattempo volevo farvi notare questo piccolo gioco di parole tra mindful, quindi la mente piena o vivere pienamente,
E quindi noi cerchiamo di, almeno in situazioni che non richiedono questa nostra attivazione, di assomigliare più al nostro cagnolino. Questo è un po' il nostro intento, quello di essere presenti con attenzione e intenzione al momento presente. Ma molto importante è anche come siamo presenti, perché potremmo esserlo con molto giudizio nei nostri confronti, con un senso di autodisciplina, e invece non è così. Gli atteggiamenti che cerchiamo di coltivare sono quelli della gentilezza nei nostri confronti, nei confronti degli altri, del non paragone, del non giudizio, anche se il giudizio chiaramente emerge sempre, ma in qualche modo noi cerchiamo di non giudicare il giudizio, di non crederci necessariamente, di sapere che è un fenomeno che emerge come tanti altri. E soprattutto, e questo è veramente l'elemento secondo me più prezioso perché ci riconnette molto con il nostro bambino interiore, con quella parte di noi che vorrebbe osare ma che non lo fa perché ha un po' perso il coraggio di farlo, il gioco, la curiosità, la sperimentazione, l'essere disposti anche a ricominciare ogni volta che sbagliamo qualcosa. Pensiamo a come i bambini imparano a camminare, ad esempio. È chiaro che cadranno mille volte prima di mettersi in piedi. È un'impresa che per un adulto sarebbe veramente immensa. Pochi adulti da adulti riuscirebbero a imparare a camminare perché probabilmente si arrenderebbero molto prima. Quindi, questa è quella che chiamiamo la mente del principiante. E vi ho riportato quindi questa bella poesia di Jennifer Bloom, Facciamo come i bambini, impazienti di imparare cose che già conoscevamo. Quindi l'invito è a guardare al mondo, alle attività in cui ci cimentiamo e a tutto quello che affrontiamo nella nostra vita con occhi nuovi e con la disponibilità a ricominciare ogni volta che qualcosa non va. Quindi è quella che in termini un po' più moderni e diciamo, trendy al momento è chiamata anche resilienza, no? La capacità di rialzarsi, di imparare dall'errore e di andare avanti senza farsi trascinare giù da questo senso di fallimento e di non credere nelle nostre capacità. Ecco, adesso brevemente ho compilato queste slide con l'aiuto di una collega, carissima amica neuropsichiatra infantile, con cui anche abbiamo insegnato un corso proprio di mindfulness nella ASL in cui lavora, si occupa soprattutto di bambini con disturbi dello spettro dell'autismo o di attenzione, ADHD, e abbiamo proposto agli operatori un corso di mindfulness sia per prendersi cura di sé che per poi trasporli ai bambini, perché è stato dimostrato che i bambini in particolare con questo tipo di disturbi ne traggono un grande beneficio. Vediamo un po' perché. È stato dimostrato scientificamente che esperienze ripetute di consapevolezza mindful migliorano la capacità di regolare le emozioni, di gestire i pattern, questa sorta di circoli viziosi di pensieri negativi, rafforzano però anche il funzionamento del corpo, quindi le risposte immunitarie, la reattività allo stress e il senso di benessere fisico generale. Migliorano anche le capacità empatiche e di sintonizzazione con noi stessi e con gli altri, ci aiutano a focalizzarci sul momento presente, integrano mente e corpo, quindi danno una sensazione di benessere psicofisico e hanno una funzione riflessiva, cioè riusciamo a osservare, riflettere, quindi anche imparare dai nostri pensieri, emozioni, sensazioni fisiche, comportamenti. E siamo in grado di rispondere anziché reagire. Questa è una differenza sottile ma importantissima che fa Jon Kabat-Zinn fin dal suo primo libro, Vivere momento per momento. E lui dice, noi in automatico, cioè quando abbiamo inserito il pilota automatico, reagiamo, abbiamo delle nostre modalità di reazione che se le stiamo a osservare sono probabilmente sempre quelle o comunque sempre all'interno della stessa gamma. Con la mindfulness, cioè inserendo dei momenti di consapevolezza, riusciamo invece a rispondere. La risposta è frutto di una osservazione e una decisione, quindi riusciamo a non farci travolgere e quindi a dare una risposta che sia forse più utile, più efficace, più vicina a ciò che veramente vogliamo.
E adesso andiamo avanti su un altro punto fondamentale della mindfulness, che è la cura di sé. Qualsiasi cosa facciamo, anche adesso, tra poco quando faremo i nostri esercizi, è veramente importante che ci ricordiamo che se non ci prendiamo cura prima di tutto di noi stessi, non possiamo sicuramente aiutare nessun altro. E questo è importante per chi, ad esempio, lavora in professioni di aiuto, infermieri, insegnanti, oppure chi ha in casa un bambino, genitori o un anziano, al contrario, i propri genitori. Quindi queste professioni di cura spesso, diciamo, non riescono a gestire lo stress, che è uno stress fisiologico e che va bene se è saltuario, perché diventa cronico, e lo stress cronico veramente poi può portare, ad esempio, all'esaurimento. Quindi in qualsiasi momento noi pratichiamo, il modo in cui pratichiamo deve far sì che ci sia in primis l'intento di prenderci cura di noi. Questo è proprio fondamentale. E poi parliamo un attimo di danza. Non so se qualcuno di voi balli, abbia, come dire, voglia di condividere un attimo, di pensare un attimo a ciò che il ballo gli porta. Forse avrete letto nella nostra presentazione iniziale quella bella leggenda, o comunque questa cosa che si dice dei guaritori, no? Nelle società sciamaniche. Quando ci si sente un po' giù, un po' depressi, si va dal guaritore e lui ti chiederà: quando è l'ultima volta che hai cantato? Quando è l'ultima volta che hai ballato? Quando è l'ultima volta che sei stato affascinato dalle storie? Quando è l'ultima volta che hai trovato conforto nel dolce territorio del silenzio? E sono tutti elementi che ritroviamo nelle nostre pratiche di consapevolezza. Oggi ci focalizziamo un po' sul ballo e su un ballo in particolare, ecco qui la nostra storia. E questo ballo è il tango. Io ballo tango da una ventina d'anni. Chi balla tango credo che abbia già, anche se a un livello forse non di totale consapevolezza, abbia un'idea di ciò che gli porta. E il tango è una danza molto particolare perché più di altre mette molto in gioco noi stessi, nel rapporto innanzitutto con noi stessi, con la nostra disponibilità ad aprirci all'altro, la nostra disponibilità a fidarci dell'altro e a co-creare con l'altro uno spazio diverso e anche un proprio stare nel mondo diverso, perché fisicamente proprio nel tango cambia il peso che io mi autosostengo, che autosostengo normalmente il mio peso, diventa sostenuto tramite l'altro. Si crea una sorta di equilibrio che però cambia in continuazione, chiaramente perché ci muoviamo nello spazio. E oltretutto dobbiamo anche muoverci all'interno di uno spazio con altre persone, quindi c'è anche l'elemento, diciamo, sistemico del gruppo. E uno dei primi ad aver teorizzato la tangoterapia è Rodolfo Dinzel e Angela Nicotra, una mia collega, è specializzata in danza terapia e poi in particolare tango terapia, ha proprio studiato con lui ed è con lei che io poi a mia volta mi sono formata. Quindi adesso è l'ora di praticare e vi invito a farlo unendo un pochino entrambe le cose che abbiamo visto finora, partendo dalla mindfulness. Quindi vi invito ad assumere una posizione comoda, seduta. Va benissimo stare seduti su una sedia, una poltrona. Se volete, sedetevi per terra, perché questo dà ancora di più un senso di uno stato un po' diverso da quello in cui siamo normalmente. E trovate, la prima cosa importante è trovare la piena stabilità della parte inferiore del corpo. Quindi se siamo seduti su una sedia staremo ben simmetrici, non con le gambe accavallate, con i piedi ben appoggiati per terra, il bacino se possibile leggermente più alto delle ginocchia e un grande senso di stabilità, quindi glutei ben appoggiati, i piedi ben appoggiati. La schiena invece è ben diritta,
ci autososteniamo, non ci buttiamo sopra lo schienale della poltrona della sedia, ci autososteniamo, ma lo facciamo in una maniera rilassata, morbida. Quindi la schiena è diritta ma non rigida, le spalle possiamo ruotarle un po' all'indietro e lasciarle andare, le mani sono appoggiate sulle cosce oppure una sull'altra. Il mento leggermente indentro, così allunghiamo bene anche la zona cervicale. E se ci va, chiudiamo gli occhi oppure guardiamo un punto per terra un paio di metri di fronte a noi. Immaginiamo di essere seduti, sedute su un trono, come se fossimo dei re e delle regine che contemplano il loro regno, di cui sono molto orgogliosi. Non con l'intento di voler cambiare, migliorare, ma semplicemente di conoscere. E quello che facciamo adesso è una sorta di pratica di check-in, viene chiamata, come quando controlliamo le varie notifiche del nostro telefono. Adesso invece andiamo a controllare le notifiche che ci sta dando il nostro corpo, la nostra mente e il nostro cuore. E iniziamo dal respiro, senza modificarlo, andiamo a vedere come sta il nostro respiro in questo momento. Seguiamolo nel suo percorso dalla punta del naso, dove entra l'aria un po' più fresca, fino alla gola, alla zona del torace che si gonfia dolcemente. E vediamo se il suo viaggio prosegue e fa sollevare anche leggermente l'addome, ad esempio. Sentiamo quanto è lunga l'inspirazione, l'espirazione. Sentiamo come l'aria, man mano che esce, è un po' più calda, scaldata da questo viaggio all'interno del nostro corpo. E poi, facendoci guidare dal respiro, facciamo una scansione del nostro corpo, dalla testa fino ai piedi, immaginando che il respiro sia una sorta di luce, di torcia che raggiunge, e effettivamente lo fa attraverso l'ossigeno, la punta dei piedi. E questa luce, questo fascio luminoso va e viene ad ogni inspirazione ed espirazione. E forse lungo il percorso identifica qualche piccola tensione qua e là. Osserviamo senza necessariamente volerla cambiare se ci sono parti del corpo con un po' di tensione, di formicolio, di contrazione. Semplicemente respiriamoci dentro, invitandole a rilassarsi ma senza forzarle. E adesso, sempre in ascolto delle nostre notifiche interne, chiediamoci come sto.
Quindi andiamo ad esplorare le nostre emozioni presenti in questo momento. Forse ce n'è una sola, forse ce n'è più di una. Non deve essere per forza qualcosa di positivo, può essere un senso di rilassamento oppure di irrequietezza. Posso sentirmi serena. Un po' triste per qualche motivo. Anche in questo caso, ogni volta che identifico qualcosa di un po' che richiami un po' la mia attenzione, lo accolgo, non cerco di respingerlo, lo accolgo respirandoci dentro, facendogli spazio. E forse a queste emozioni sono associati anche dei pensieri. Ma forse nel frattempo la mente vi ha portati da tutt'altra parte. E questo è un buon momento per praticare la mente del principiante. La pazienza di andarla a riprendere per mano, come se fosse un cagnolino che si è perso, che state addestrando. Noi stiamo addestrando, addomesticando la mente a restare in questo momento presente ed è qualcosa di abbastanza anomalo per lei, quindi è normale che cerchi di fuggire. Andiamo a prenderla, la riportiamo qui, all'interno di noi, a osservare se ci sono dei pensieri in questo momento. Senza inseguirli, solo con curiosità, vedendo forse qual è l'argomento, dandogli un'etichetta, forse stiamo programmando, forse stiamo giudicando questa attività, questa pratica. Non c'è niente di sbagliato. E adesso che abbiamo completato il nostro check-in, diciamo, di corpo, cuore e mente, identifichiamo la parte che ci sta chiedendo più attenzione. Una parte con una leggera tensione, una parte che ci sta esprimendo un qualche tipo di disagio, non deve essere niente di molto forte, di intenso ovviamente, ma semplicemente una parte che ci chiede di prenderci cura di lei. E possiamo mettere una mano su questa parte del corpo dove identifichiamo questa emozione, ad esempio sul cuore. E poi man mano che passiamo alla fase successiva della nostra pratica, senza perdere questa auto-osservazione interna, esprimiamo l'intenzione per il resto della pratica di prenderci cura di questa parte, di esprimerla, di lasciarla libera. E lo facciamo questa volta con un po' di musica. Quindi vi invito lentamente ad alzarvi in piedi. E in piedi a molleggiare su e giù sulle ginocchia, sempre tenendo gli occhi chiusi. E connettendovi sempre più con la terra, il pavimento, con la parte radicata in voi della parte inferiore del corpo. E innalzandovi verso l'alto con la parte superiore. E forse dopo un po' sarà del tutto naturale che vi muoviate seguendo il vostro respiro. E se non è ancora così, vi invito a farlo adesso. Quindi, quando molleggiate verso l'alto, inspiriamo.
e rimoleggiando verso il basso, espiriamo. Ed è il respiro che determina il ritmo di questo molleggio, non viceversa. Quindi forse rallenteremo un po' il nostro movimento. Il nostro respiro ci guida prima a connetterci con il cielo e poi a radicarci nella terra. Ed è un movimento quasi impercettibile, molto interno. E nella prossima fase, invece, partendo dal peso tutto sulla gamba destra, inspirando, vado verso l'alto ma anche un po' verso il centro, quindi avrò il peso su entrambi i piedi in modo equo. Ed espirando andrò verso sinistra, metterò tutto il peso sulla gamba sinistra. Ancora una volta seguo il ritmo del mio respiro e poi ovviamente faccio l'opposto, quindi inspiro verso il centro, espiro verso un piede. Inspiro verso il centro, espiro verso l'altro piede. Ancora una volta, seguo il ritmo del respiro. E il movimento, anche in questo caso, è impercettibile nel corpo, è molto interno. Connessione con il cielo, connessione con la terra, seguendo il respiro. Poi lascio andare questo movimento e inizio a cucirmi addosso una sorta di involucro di protezione, passandomi a pochi centimetri dalla pelle in tutto il corpo, quindi anche scendo lungo il torace, le gambe, i piedi, fino a che mi sono cucita questo bell'involucro che mi permette di essere protetta qualunque cosa faccia. Senza farmi paura di avvicinarmi a qualcuno per paura che mi faccia male. E poi mi creo anche un involucro un pochino più ampio nel caso in cui abbia bisogno di mantenere più distanza, e quindi forse a 20-30 cm dal corpo. E lo creo bene tutto intorno. Le gambe. E quando l'ho finito, mi creo un terzo involucro, quello che mi fa sentire più al sicuro, in cui posso tornare ogni volta che ne sento la necessità. E questo involucro è ampio, il più ampio possibile, una sorta di bolla tutto intorno a me. Quindi posso girarmi, andare fino al pavimento per disegnare questa bolla. Continuo a disegnarla, a sentirmi protetto. E poi mi fermo all'interno di questa bolla e torno ad ascoltarmi, a sentire come sto, se ci sono delle emozioni e se quella parte di me un po' tesa, un po' a disagio, inizia ad ammorbidirsi un po'. E concludiamo con una piccola scultura che creiamo, quindi assumiamo. Ciascuna parte del nostro corpo assume una posizione che in questo momento sentiamo ci può dare forza, ci può sostenere quella parte di noi che chiede attenzione. Quindi può essere qualcosa di grande protezione del corpo. Decidiamo bene dove mettere lo sguardo, come mettere i piedi, come mettere le braccia, le gambe, in una posizione che può essere quella che ci dà un senso proprio di radicamento, di forza e di protezione al tempo stesso, che ovviamente sarà diversa in ogni momento in cui pratichiamo.
potete prendervi un minuto per raggiungere questa posizione. E nel frattempo io vi saluto, siamo alla fine del nostro breve workshop. Non esitate a contattarmi se avete delle domande, delle osservazioni. E vi saluto con una bellissima poesia di Mary Oliver. Finché continui a ballare, puoi rompere le regole. A volte rompere le regole vuol dire solo estendere le regole. E a volte non ci sono regole. Qui avete in quest'ultima slide tutti i miei contatti. Vi invito a seguirmi, a seguire un po' le attività che propongo, a contattarmi ancora una volta per qualsiasi domanda o confronto senza assolutamente nessun impegno. E vi ringrazio ancora a nome mio e di Career Academy per avermi seguita. Grazie.